questo progetto è iniziato qualche tempo fa, una ventina di giorni fa, e piano piano si sta completando, si è completata la coalizione che ha deciso di appoggiare questa idea assolutamente civica per cercare di rilanciare la città. Oggi arriva sicuramente una notizia molto molto importante che ovviamente mi rende felice, che cioè il Centrodestra Unito appoggi questo progetto, questa idea di nuova città, ragionando sui contenuti, sui temi e sui progetti, e questo è il completamento a questo punto di dopo l'arrivo di Azione, dopo l'arrivo di Futuro In, ovviamente ci sarà una mia lista civica, assolutamente civica, e inizia questa, diciamo, la seconda fase della campagna elettorale. La campagna elettorale ovviamente sarà molto incentrata su quelle che sono le nostre idee di città, le nostre idee della centralità di Teramo, della rendere nuovamente agibili moltissimi immobili nella nostra città, quindi su progetti relativi a una visione di una città che sia a breve, a media, a lunga scadenza. Quindi sarà un impegno forte oggi scrivere il programma, illustrarlo bene ai cittadini e quindi confrontarsi sui temi, perché questo è quello che a me piace, ovviamente ridando entusiasmo a questa città. Questa città ha bisogno di tornare a partecipare, a respirare aria nuova, e soprattutto avere anche ambizioni a rinverdire cose che ha nel suo DNA, che ha saputo esprimere e che sicuramente negli ultimi anni sono andate un po' perse. Siamo detti che ovviamente avere l'appoggio di una coalizione così forte è una cosa che è molto importante per il progetto che sto portando avanti, che ovviamente condivideremo e valuteremo alcune questioni importanti, ripeto quello che ho detto prima, sulla visione globale e organica della città, e quindi c'è molto da lavorare. Sarà complesso avere Azione e le forze di centrodestra tutte insieme in un'unica coalizione? Domanda bella. Dobbiamo un po' cambiare il concetto di vedere la politica in ambito amministrativo. Io ritengo che qui non ci siano accordi tra partiti diversi, con filosofie e estrazioni magari diverse, ma che individuano un candidato. Il percorso è esattamente l'opposto: c'è un candidato che ha lanciato una sua candidatura con una forte impronta civica e che intorno sta cercando di trovare una coalizione con chi vuole affrontare innanzitutto l'obiettivo più importante, che è quello di sostituire questa amministrazione per realizzare nuove pagine, scrivere nuove pagine nella nostra città. Quindi non è il problema, diciamo così, di forze politiche che possono o non possono stare insieme. Qui abbiamo un progetto politico, a questo progetto politico aderiscono forze di estrazione comunque di centro, diciamo che Azione in realtà poi fa parte del terzo polo, e di centrodestra. Quindi questa è la situazione, c'è molto civismo e questo è la forza, perché io ritengo che sia anche il perché di questo mio impegno di aver ricevuto questo appello. Questo appello è stato ricevuto proprio per questo, perché dobbiamo risvegliare l'impegno dei cittadini a partecipare, a credere che questa città possa fare molto di più, e quindi adesso avevo il compito di creare una coalizione, questa coalizione adesso si è formata e adesso dobbiamo lavorare insieme per, come dicevo prima, i temi, i contenuti, i progetti.